Ciao ragazzini, eccoci qua per registrare una nuova lezione. Oggi abbiamo parlato degli animali, del loro habitat e quindi proviamo a disegnare appunto con Paint questi animali. Quindi apro Paint. Cominciamo subito con il titolo, faccio clic quindi sulla A, che ci permette di inserire il testo. Schiaccio il tasto lucchetto o block maiuscolo che si trova sulla tastiera, così posso scrivere tutto stampato maiuscolo e comincio a scrivere gli animali e il loro habitat. Gli animali e il loro habitat. Bene, abbiamo visto che esistono animali che vivono nell'acqua, sulla terra e in aria. Quindi proveremo a fare proprio questo. Tiro un'altra casella di testo e scrivo acqua. Un'altra casella di testo e scrivo aria. Un'altra casella di testo, piccolina, e scrivo terra. Oggi magari non parleremo degli animali che vivono sottoterra, però ognuno è libero di disegnare anche una formica, va bene lo stesso. Se ho bisogno di dividere meglio il mio spazio, seleziono e vado a spostare la parola dove mi pare e piace. Vedete? Seleziono. Mettiamo qua. Terra, la sposto più a destra, ok, in modo che abbiamo diviso la nostra pagina in tre parti. Verificate che questa pagina, utilizzando le barre di scorrimento, che questa pagina non sia troppo grande. Quando la pagina è finita, vedrete che c'è questo piccolo puntino, questa maniglia che ci permette di restringere ed allargare ulteriormente l'immagine. È quello che avevamo visto la volta scorsa, altrimenti si rischia di creare un disegno piccolino a fronte di uno spazio di sfoglio che è grandissimo. Cominciamo quindi con un pesce. Quindi oggi utilizzeremo tanto lo strumento cerchio. Faccio clic, scelgo una dimensione, 3 può andare bene. Allora io vi disegnerò solo alcuni 3 animali, voi qua sotto ne potete disegnare altri. Scegliete voi come fare. Quindi facciamo un pesce, faccio il corpo un po' più affusolato, gli disegno l'occhio e mi fermo. Passo al topolino, già che ho il cerchio, disegno un topo. Questa, diciamo, è la testa del topo. Qua gli mettiamo un orecchio, qua gli mettiamo l'altro orecchio, lo possiamo rimpicciolire più o meno. Per farlo uguale a quello di prima. Ok, sempre col cerchio gli faccio gli occhi, il naso, la bocca e qui all'interno, solo che uso una dimensione più piccola, la parte rosa delle orecchie. Ok. Sempre col cerchio, già che ce l'ho, riprendo il terzo pezzo, disegno la testa di un pulcino, più che di un pulcino, di un uccello. Faccio un cerchio, un pochettino più piccolo. Sempre col cerchio, già che ce l'ho, mi disegno l'occhio. Ok, vado a completare. Prendo il pennello e mi completo gli occhi. Pennello, prendo una dimensione grande. Vado a completare, posso pure faccio un clic qua per farlo sembrare un occhio. Uso adesso la linea curva per cominciare a disegnare la bocca. Ok, la pinna dorsale. Faccio clic, lascio, metto a centro, sposto e piego un po'. Vengo qua, faccio clic, lascio, mi metto al centro. Piego un po', faccio clic e confermo. Devo stare attento a non lasciare spazi liberi. Facciamo quest'altra pinna. La piego un pochettino.
clic e confermo, quest'altra pinna, la piego un pochettino, clic e confermo. Posso fare anche la coda, vedete? Clic e confermo, parto da qua, cerco più o meno di arrivare alla stessa lunghezza, vado verso l'interno, ok, clicco e confermo, da qua a qua, vado verso l'interno e confermo, faccio un po' più piccolo, così, confermo, poi mi metto su questa punta, da qua a qua, sposto un pochettino più dentro e confermo. Bene, abbiamo più o meno disegnato le parti essenziali di un pesce. Questo lo potete decorare così come volete, potete evidenziare la testa sempre con la linea curva, lo possiamo fare a strisce se volete, potete fare qui le branchie, vedete, se lo volessi fare a striscioline mi faccio tante strisce, questa l'ho sbagliata e poi vi spiego il perché. Facciamo una striscia più grande qua in mezzo, poi facciamo un'altra striscia più piccola e un'altra striscietta qua. Confermo. Un'altra striscietta qua. Qua in mezzo devo andare a cancellare con la gomma. Ovviamente poi con la coloritura vi sbizzarrite voi. Ricordatevi che qui in basso c'è lo zoom, posso ingrandire in modo da andare a sistemare meglio vicino ai dettagli, come vedete. Anche qua, in questo punto, facciamo clic, cancelliamo, passiamo alla coloritura. Io userò solo colori diversi per fare in modo che sia divertenti, i pesci sono variegati e ciascuno di voi può scegliere il colore che più gli piace. Ovviamente ricordatevi che qui ci sono altri colori, li potete andare a scegliere. Ok, la coda pure gliela voglio fare rossa. Bene così, e questo pezzettino qua facciamolo marroncino, giusto per fare qualcosa. È un pesce colorato, pesce arcobaleno. Bene, passiamo al topo. Vengo qui dove c'è lo zoom, riporto il tutto a 100, come vedete, con la linea seconda dimensione vado a fare i baffi. Cambio colore, metto il nero visto che ho usato, non li faccio uscire dal viso, facciamo dei baffetti carini. Uno più corto, un altro più lungo, non è un problema. Ok, quando avete finito, secchiello, il colore nero ce l'avete, fate clic sul naso e diventa colorato. Dopo che abbiamo fatto i baffi, procediamo alla coloritura, prendo il rosa, secchiello. Non l'ha preso il rosa, scusate, il rosa, secchiello già ce l'ho, faccio clic e coloro la parte dentro e poi con un grigio scuro vado a colorare la restante parte. Devo solo decidere che colore fare gli occhi, li rifacciamo azzurri, va? C'ha un topo bellissimo. Con gli occhi azzurri, la bocca rossa. Perfetto, questo è il topo. Passiamo a completare l'uccellino, quindi riprendo di nuovo il nero, prendo la linea curva, faccio il becco, lo piego un po' così, ok, faccio un'altra parte del becco, anche questo questa volta lo piego verso l'alto, poi sempre con la linea facciamo l'aggiuntura, se ecco fatta qua, cancello. Ok, bene, facciamo una piccola crestina, lo potete fare con la linea, magari una piccola cresta qua su, giusto per dare l'accenno che più o meno sa di uccello, anche se non tutti gli uccelli hanno la cresta.
questa è venuta male. Facciamo un pezzettino qua. Sto lavorando male perché l'immagine è piccola, quindi che cosa faccio? Ingrandisco di nuovo, mi sposto con la barra di nuovo sul pulcino e cominciamo a lavorare di qua. Da qua adesso già si riesce a capire ciò che sto facendo. Posso usare anche per la coloritura questa cosa. Salgo ancora, scendo con la crestina fino a chiudere. Ok, dopodiché vado a colorare, che ne so, possiamo utilizzare un grigio chiaro. Un arancione per il becco e per la cristina un rosso scuro, magari, o un grigio ancora più scuro. Bene, voi siete liberi ovviamente di disegnare altri animali. Riporto di nuovo a 100. Eccolo qua lo zoom. Qua sotto avete spazio. Disegnate altri animali, per essere più precisi utilizzate lo zoom. Io con la seleziona rettangolare mi cancello queste linee, seleziono e faccio clic sul tasto canci giusto per pulire. Dopodiché, a proposito, metteteci anche il nome su sotto qua se volete, casella di testo, quindi metto il mio nome in questo caso. Scegliete il colore che volete, giallo, rosso, vedete un po'. Dopodiché file, salva con nome, salvate col vostro nome animali, animali e habitat trattino Giuseppe e così mi potete inviare tutto. Ok, chiudiamo. E questo è il lavoro per questa settimana. Ciao, vi saluto, alla prossima, un bacio.